sia questo nuovo appuntamento con l'informazione di Teleradio Canicattì. Vi ricordo ancora una volta che sarà un'edizione ridotta del nostro telegiornale a causa di alcuni problemi con il gestore della distribuzione elettrica nella zona dove insistono gli uffici e la radiazione di Teleradio Canicattì. Apriamo con quanto accaduto ieri a Palermo con l'audizione del presidente Rosario Crocetta in commissione antimafia. Sono state due ore incandescenti tra attacchi, accuse incrociate, autodifese che esulano dalle domande poste. E sullo sfondo dell'immancabile curriculum da antimafioso purissimo che dovrebbe avere un qualche potere taumaturgico utile a sciogliere qualsiasi interrogativo. È un vero e proprio show quello andato in onda in commissione antimafia, dove era in agenda l'audizione del governatore siciliano Rosario Crocetta, dal tema dei rifiuti al caso di Patrizia Monterosso fino ai legami con gli ambienti di Confindustria. Il governatore è entrato più volte in rotta di collisione con alcuni parlamentari che fanno parte della commissione e in qualche caso direttamente con la presidente Rosi Bindi. Signor governatore, non eluda la domanda, più volte detto la parlamentare del Partito Democratico al presidente della Sicilia. È davvero deprimente: se alcuni di questi personaggi avessero fatto un centesimo della lotta alla mafia che ho fatto io nella mia vita, forse sarebbe opportuno che parlasse più il loro impegno che le polemiche politiche. Come si fa a fare polemica politica sulla lotta alla mafia? Io lo trovo allucinante, ha detto Crocetta alla fine dell'audizione. Poco prima la stessa Bindi aveva posto la prima domanda al governatore: vorremmo sapere se è vero che il socio di maggioranza della giunta Crocetta è Confindustria Sicilia. Il riferimento è stato quello del sostegno di Antonello Montante, presidente degli industriali isolani, indagato per concorso esterno a Cosa Nostra al governo siciliano. La domanda però ha fatto innervosire il governatore, che ha subito rispolverato l'impegno antimafia personale. La lotta alla mafia, come la sta facendo questo governo regionale, non l'ha mai fatta nessuno in Sicilia, ha detto Crocetta con Antonello Montante. Abbiamo fatto insieme una battaglia per liberare Confindustria siciliana dalla mafia, mentre Claudio Fava aveva appena abbandonato i lavori. Il vicepresidente della commissione, infatti, aveva chiesto al governatore dell'incontro tra lo stesso Montante e l'ex assessore all'energia Nicolò Marino, poi querelato dai vertici di Confindustria, silurato da Crocetta nel 2013. Per Marino la sua cacciata dalla giunta regionale sarebbe stata richiesta dai leader degli industriali isolani e sarebbe legata alle sue politiche sulla gestione dei rifiuti. La risposta di Crocetta: io subisco attacchi per la delusione legata alle sconfitte elettorali. Il riferimento è stato alle elezioni regionali del 2012, quando anche Fava si era candidato governatore della Sicilia prima di vedere annullata la sua candidatura per un intoppo burocratico. Al centro della bagarre con la Bindi, che ha più volte secretato la seduta, anche il tema dei rifiuti e la vicenda del segretario generale della regione Patrizia Monterosso, condannata per un danno all'erario di 1,3 milioni di euro dalla Corte dei Conti, alla quale Crocetta ha appena rinnovato l'incarico. Mi aspettavo che si discutessero vicende che mettono a rischio la vita delle persone, invece leggo il solito teorema politico che non mi interessa, ha stigmatizzato il governatore. La sua performance però ha deluso parecchi commissari, come Celeste Costantino di Sinistra Italiana. Invece di rispondere alle domande, il presidente Crocetta, come se fosse in un talk show televisivo, ha cominciato a personalizzare l'audizione e a enumerare le sue prodezze antimafia. Neanche in questa occasione è riuscito a parlare del proprio ruolo, ma di se stesso. Da Crocetta uno show inutile. Netto anche il commento di Claudio Fava a domande sui suoi rapporti con Confindustria, sulla presunta iscrizione della sua segretaria generale in una loggia massonica coperta e sugli affidavit concessi da Crocetta a Montante, indagato per mafia. Crocetta prima tace, poi si liscia lustrini e mostrine e infine decolla con la risposta di rito: se questi signori avessero fatto un centesimo della lotta alla mafia che ho fatto io, e ha detto Fava, mi sono alzato e me ne sono andato. Amen. Sono stati numerosi gli attestati di cordoglio per Roberto Schembri, 26 anni, originario di Montallegro ma residente nel nord Italia, vittima di un incidente stradale avvenuto in contrada Carlici, la provinciale che collega Montallegro con Siculiana. Secondo le testimonianze che i carabinieri hanno acquisito, al giovane rientrato nell'Agrigentino per un breve periodo di ferie estive sarebbe scoppiato un pneumatico della motocicletta. Il giovane è finito in un canalone che separa la strada provinciale dalla statale 115. Oggi i funerali del giovane, ricordato da tutti i conoscenti con grande affetto.
Sarebbe morto per cause naturali nella sua abitazione di San Leone Gaetano Saieva, il farmacista di 52 anni di Favara, trovato cadavere domenica scorsa riverso per terra con una ferita alla testa. L'uomo non dava più notizie da alcune ore e i familiari preoccupati si sono rivolti alle forze dell'ordine. Gli agenti della sezione volanti della questura di Agrigento si sono precipitati nell'abitazione dell'uomo e con l'ausilio dei vigili del fuoco sono riusciti ad entrare nella dimora del professionista, che è stato trovato privo di vita. Un'inchiesta è stata aperta alla Procura della Repubblica per accertare le cause del decesso, che, come avete sentito, sono state poi rivelate con cause naturali. Secondo indiscrezioni, il farmacista presentava una ferita alla testa e proprio su quest'ultima si sono subito concentrate le indagini, anche se la stessa potrebbe essere dovuta sicuramente ad una caduta dello stesso 52enne, che potrebbe aver avuto un malore. L'ipotesi più accreditata è quella che l'uomo si sia sentito male. Saieva, infatti, si era recato domenica scorsa in ospedale dopo aver accusato un malore ed era stato sottoposto ad alcuni esami clinici che però hanno dato esito negativo, e per questo l'uomo era stato dimesso ed era tornato a casa. Il cadavere quindi non sarà sottoposto ad autopsia. Un bambino di 3 anni di Agrigento ha rischiato di morire strozzato da una caramella. A salvargli la vita è stato un operatore del 118 di Caltanissetta che si trovava in spiaggia con la propria famiglia, libero dal servizio. L'uomo ha assistito alla scena, alle urla della madre, mentre il piccolo stava per diventare cianotico, ed è immediatamente intervenuto. L'operatore sanitario è riuscito a salvare la vita al piccolo, e naturalmente i ringraziamenti dei genitori, che hanno vissuto davvero una giornata molto ma molto difficile. Una ragazza di 17 anni di Canicattì si era allontanata volontariamente dalla sua abitazione facendo perdere le proprie tracce. I genitori si sono rivolti ai carabinieri, che hanno scoperto che si è trattato appunto di allontanamento volontario. Erano state avviate le indagini quando la ragazza ha chiamato ai propri genitori facendo sapere che sta bene e che presto tornerà a casa. I carabinieri di Favara indagano su un incendio che si è sviluppato all'interno di un maneggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per operazioni di spegnimento. Gli animali che si trovavano all'interno della struttura sono stati messi al sicuro. Come è accaduto domenica scorsa a Canicattì, in contrada Andolina Gulfi, quando ha preso a fuoco un capannone di prodotti per parrucchieri di Gioacchino Cutaia, anche in questo caso sembra che le fiamme si siano sviluppate dalle sterpaglie vicine alla struttura. In ogni caso, i carabinieri hanno avviato le indagini. La Corte dei Conti ha condannato l'ex presidente del consorzio acquedottistico Tre Sorgenti di Canicattì, Calogero Mattina di Racalmuto, e due funzionari, Fabrizio Loporto e Gaspare Alletto, per danno erariale causato dall'affidamento di incarichi professionali per un valore di 154.000 euro. Ognuno di loro dovrà risarcire all'erario, quindi allo Stato, secondo la sentenza della Corte dei Conti, 77.000 euro ciascuno, che sono comprensivi anche degli interessi. Prosciolto invece Calogero Greco, ex responsabile dell'area amministrativa. La vicenda nasce da una serie di esposti e accessi della Guardia di Finanza e riguarda le consulenze affidate da Mattina all'ex sindaco di Racalmuto e socio di studio dell'ex presidente Gigi Restivo. Incarichi legali per più di 150.000 euro nell'arco di pochi mesi, concessi quindi all'ex sindaco di Racalmuto Gigi Restivo per alcune vicende, insomma, per tutelare gli interessi del consorzio acquedottistico. Le denunce erano state acquisite dalla polizia. Si è svolta presso l'assessorato all'energia una conferenza di servizi alla presenza del presidente Rosario Crocetta sui rifiuti che alcuni comuni devono conferire in discarica. A partire da oggi tutti i comuni dell'Agrigentino, Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucasicola, Menfi, Montevago, Ribera, Sambuca, San Biagio, Platani, Santa Margherita Berice, Santo Stefano di Quisquina, Sciacca e Villa Franca Sicola, esclusi quelli che conferivano prima nella discarica di Sciacca, nelle more della riapertura dell'impianto andranno ad abbancare presso le discariche già autorizzate con ordinanza, che sono quelle di Medilli, Lentini e prossimamente anche Siculiana, perché Siculiana, nonostante gli annunci, non è stata ancora riaperta. A partire dalla prossima settimana si lavorerà in modo più strategico per soluzioni definitive da avviare immediatamente, fanno sapere dalla Regione Siciliana.
e in regione praticamente regna il caos si può dire è sovrano. E questo si evince da un incontro che stamattina è stato fatto in comune, municipio a Canicattì, con il sindaco Ettore Di Ventura, che ha raccontato ai nostri microfoni una vicenda davvero paradossale e molto particolare. I rifiuti che sono stati raccolti in città sono arrivati a Lentini, non sono stati scaricati, dirottati su Sicuriana, poi ancora su Merilli, per tornare infine nella stessa discarica di Lentini. C'è stato anche un vertice questa mattina per parlare di raccolta differenziata. Noi abbiamo seguito i lavori, sentiamo questa intervista con Ettore Di Ventura, sindaco di Canicattì. Insomma, i mezzi hanno fatto avanti e indietro per scaricare rifiuti. Stamattina c'è stato qualche problema, ma si sta risolvendo. C'è molta confusione a livello regionale, insomma, non ci si sta capendo nulla, e a farne le spese sono poi i cittadini e i sindaci che li rappresentano. Sì, purtroppo viviamo alla giornata con delle ordinanze da parte della regione che si susseguono giornalmente con cambi di programma. E la fase peggiore fortunatamente l'abbiamo superata, siamo riusciti a togliere tutti i rifiuti che erano per la strada, e credo che nei prossimi giorni tutto tornerà alla normalità con massimo impegno da parte di tutti. Ecco, spieghiamo cosa è successo. I rifiuti vengono raccolti, si parte per Lentini per scaricare? Sì, ieri ad esempio paradossalmente, senza alcuna disposizione, i rifiuti sono partiti verso Lentini. Una volta giunti in discarica non hanno fatto scaricare la ditta autorizzata e quindi sono tornati indietro a Canicattì, perché dovevamo scaricare a Sicuriana. Nelle more contattate a Sicuriana, la ditta Catanzaro ci ha già sapere che non aveva ricevuto comunicazioni per lo scarico, e quindi i rifiuti sono rimasti a Canicattì. E nella notte ci hanno riautorizzati a scaricare verso la discarica di Melilli. Mentre eravamo in viaggio è arrivata la telefonata per spostare i rifiuti a Lentini, e fortunatamente siamo riusciti a scaricare a Lentini, e quindi da oggi la raccolta riprenderà normalmente. Ecco, per quanto riguarda invece il futuro, questa è l'emergenza. Stamattina c'è stata anche una riunione in municipio con le guardie ambientali per cercare quantomeno di aumentare la raccolta differenziata, o comunque cercare di sensibilizzare i cittadini. Che scopo ha avuto l'incontro di stamattina? L'intendimento della riunione di oggi è quello di creare un gruppo di lavoro, grazie anche alle guardie ambientali, unitamente alla polizia municipale, per controllare il territorio. Dal punto di vista operativo io emetterò una ordinanza sindacale nella quale si ribadiscono le modalità per il conferimento. Invito infatti i cittadini a rispettare gli orari di conferimento, per quanto riguarda i rifiuti ingombranti a adottare tutti gli accorgimenti che la norma prevede, in modo tale da dare più decoro alla città. In questo saremo inflessibili, perché la polizia municipale pattuglierà il territorio e sanzionerà gli eventuali trasgressori. Al via il progetto Borse Lavoro del distretto socio-economico di Canicattì. È stato bandito un avviso pubblico per la costituzione di un elenco da cui attingere per l'assegnazione delle borse lavoro. Gli interessati possono presentare istanza entro il 19 agosto al Comune di Canicattì, ufficio servizi sociali, che si trova in via Cesare Battisti. I borsisti selezionati saranno utilizzati presso gli istituti scolastici infanzia, primaria, secondaria di primo grado a Canicattì, e per la guida del pulmino per trasporto disabili, e riceveranno un compenso mensile da 415 euro a fronte di un impiego di 80 ore al mese, che sarebbero 20 ore a settimana. Ci fermiamo adesso per la pubblicità, torniamo subito dopo con le altre notizie e gli altri servizi. Siamo ad agosto, ma...